Radio Radicale, siamo con Camillo D'Alessandro di Italia Viva per parlare insomma, di questa nuova fase che si apre con la fiducia al governo Draghi. Allora, io ero curioso un po' di sapere da lei, che è un esponente di Italia Viva, cosa ne pensa di questo intergruppo che ha fatto il PD con il Movimento 5 Stelle, che diciamo si sta sgretolando ogni giorno di più. Allora, la sua impressione è che abbiano fatto una santa alleanza contro di voi, oppure per, diciamo, per cercare di trovare un leader, ritrovare un leader come Conte, in vista di un rilancio di ciò che è rimasto di quella coalizione? Ma se c'era un modo per sbagliare tutto, ci sono riusciti, sia da un punto di vista istituzionale, nel mentre si costruisce, ancora si consuma la fiducia nei due rami del Parlamento, il fatto che nasca un intergruppo di natura politica è una ferita istituzionale. E poi è un errore che assomiglia all'orrore politicamente, ma non perché vogliamo fare i conti in tasca alla libera determinazione del PD e delle altre forze politiche, ma perché veramente non ha senso. Noi siamo insieme in una coalizione larga, ribadire che dentro questa coalizione ci sia una parte che si riorganizza. Sfugge alla sfida a cui Draghi ci ha chiamato, cioè la differenza tra appartenenza e cittadinanza. Allora, il centro-sinistra, lo schema del centro-sinistra col Movimento 5 Stelle si sta indebolendo con la perdita di pezzi del Movimento 5 Stelle e trova che questa sia un'alleanza tra perdenti. No, questo io non ritengo, io credo che i singoli non fanno la storia dei processi politici, tuttavia esiste una grande questione di elettorato, cioè l'elettorato di riferimento dei 5 Stelle, in realtà come la pensa? Immagino che ci sia una parte che sia molto convinta dell'adesione ad un progetto politico di coalizione di centrosinistra, ci sia anche un'altra parte che invece non la pensa così e che si esprime oggi con i parlamentari, domani si esprimerà elettoralmente. Il punto è che la politica non risolve la scorciatoia, cioè qual è la possibilità reale domani di presentarsi insieme agli elettori su un programma condiviso? Qual è, per esempio, sulla giustizia qual è? Sulla economia qual è? Sul rapporto tra assistenza e politiche attive, cioè tra reddito di cittadinanza e politiche attive, qual è? Io credo che sia un gigantesco problema che si porrà non solo e non tanto ai 5 Stelle, ma soprattutto al Partito Democratico. Voi dove vi collocate in questo quadro? Ma Renzi ha fatto un quadro potenziale e possibile, cioè di fronte a questa lavatrice del governo Draghi si possono configurare due scenari, un centrodestra, diciamo, più europeista, che avrà problemi con la Meloni, un centrosinistra anch'esso saldamente europeista con un'evoluzione successiva dei 5 Stelle, ma tra i due, tra una presenza sovranista e una presenza populista, c'è cioè lo spazio di una area che qui in Italia definiamo di centro, ma in realtà è un'area riformista, liberale, socialdemocratica, che può, non da sola, quindi Italia Viva da sola non ce la può fare, ma che può aggregare insieme per far nascere un polo liberale che credo questo paese serva e che in qualche maniera possa anche normalizzare la politica italiana. Senta, si aspettava qualcosa di diverso da Zingaretti, diciamo questo immobilismo, pensa che faccia male un po' a tutti? Ma il Partito Democratico, del Partito Democratico ha bisogno l'Italia, non solo il Partito Democratico, i militanti e gli iscritti, ne ha bisogno un centro-sinistra, ne ha bisogno il riformismo. Il fatto che il Partito Democratico non sia stato immobile, anzi al contrario, abbia voluto tentare di costruire anche, come dire, coadiuvando il presidente uscente Conte nella ricerca di responsabili, nella possibilità di anche qui trovare una scorciatoia rispetto alle questioni politiche istituzionali che venivano poste, credo sia stato un errore. Dopodiché, come ho detto in premessa, del Partito Democratico, grande riformista, ne ha bisogno l'Italia, ne ha bisogno il centro-sinistra, vedremo. Io penso che, come tutti sanno, si è aperto un dibattito all'interno del Partito Democratico e questo dibattito riguarderà indirettamente anche Italia Viva.
Senta, quindi voi pensate di cambiare nome, simbolo in qualche modo? Ma io penso che non è questa cioè il tema in agenda. Il tema in agenda è coloro i quali non si riconoscono tra un fronte eventuale populista a sinistra e un fronte sovranista a destra, se si è alleabili, chiamati anche in questo caso ad un senso del dovere, che significa fare passi di lato, fare passi indietro, creare una nuova classe dirigente. Vedremo nel futuro. Dentro questo scenario, ripeto, c'è l'incognita dell'evoluzione del PD, perché c'è oggettivamente un dibattito in corso e dipenderà molto da questo dibattito come andrà a finire. Cioè, dall'intergruppo sul MES che fine ha fatto? Ma oserei dire congelato, nel senso che intanto l'intergruppo nasceva in una fase storica, adesso vediamo il governo come imposterà. Il fatto che il Presidente Draghi non abbia citato il MES non significa che abbia detto di no o detto di sì. Capisco che in un equilibrio di una coalizione così larga, con due forze politiche importanti, Lega e 5 Stelle, e anche Leo, che dicono di no, che è complicato. Rimane però il tema, nel discorso di insediamento del Presidente Draghi lui fa riferimento ad una rivoluzione della sanità, parla di ospedali di comunità, di ospedali territori, di consultori, cioè la sanità nel territorio. Per farlo sono necessarie veramente tante risorse ed è sicuro che non bastano i 18 miliardi stanziati almeno nel recovery plan immaginato dal Presidente Conte e dalla maggioranza precedente. Quindi si aprirà una riflessione. Se questa riflessione dovesse portare a stanziare più soldi nella sanità, comunque una partita vinta, congelato ma non sciolto il gruppo. Oggi Giachetti ha fatto una proposta sulle riforme dicendo che bisognerebbe fare una bicamerale con tutti i leader di partito di tutte le forze politiche. Volevo sapere come ha trovato questa proposta e se ritiene che insomma la stessa alleanza di governo sia quasi una intera bicamerale. In effetti sì, ma se non ora quando, cioè se non in questo passaggio, noi non trasferiamo questo spirito unitario in una sorta di legislatura della parte finale della legislatura incostituente, perché io ricordo che intanto va garantita la modifica alla Costituzione per quanto riguarda l'elezione dei senatori, altrimenti con la riduzione del numero dei parlamentari, questa follia inenarrabile che hanno messo in campo i 5 Stelle e la Lega, cioè il taglio dei parlamentari con troppi silenzi e troppe vigliaccherie di coloro i quali non hanno fatto una battaglia sapendo di perderla, ma andava fatta, perché oggi si scopre, per esempio nella fase pre-crisi, che bastava un ciampolillo, con tutto il rispetto di turno, per cambiare le sorti di un paese. Immaginiamoci che cosa accadrà quando i parlamentari e i senatori saranno molto di meno, il potere di ricatto dei singoli sarà aumentato e soprattutto le modalità di elezione. Quindi ci serve la riforma costituzionale, ci serve la riforma elettorale. E nella riforma costituzionale, visto che si mette mano al Senato, credo, spero che ci possa essere una riflessione ulteriore per capire se si riuscisse a immaginare due Camere completamente diverse e non l'attuale assetto bicamerale perfetto. Bene, io la ringrazio come sempre, grazie a Camillo D'Alessandro di Italia Viva.